Allora, io ringrazio prima di tutto Daniela che ci ha regalato queste parole, che è una delle attrici che ha messo in scena anche con questo romanzo, quindi io sono contento di fare questa avventura di nuovo al suo fianco. Ringrazio immensamente Adriano Merola, l'editore, e sono veramente emozionato di avere la carta accanto a me perché è stato veramente un sogno, io non avrei mai pensato di poter avere una relatrice come lei, del suo calibro, della sua stanza. Pensavo di essere in relazione invece di relatrice. Io ho letto il libro, è molto carino, alcune cose mi sono rivista, mi è piaciuto, però poi nello specifico non mi ha detto veramente quello che pensa delle singole parti, quindi adesso lo scopro insieme a voi. Buonasera a tutti, intanto io sono contenta, contento, non so, siamo contenti di essere qui. Che è più facile, plurale, uguale, maschio e femmina, perché siamo un po' complicati con la lingua italiana. Bastava una S, invece in italiano non basta. Però in questa veste sono contenta di essere qui anche perché, oltre al piacere di aver letto il libro di Emiliano, l'abbiamo anche inserito all'interno degli eventi del Roma Pride, quest'anno si tiene peraltro domani, c'è la manifestazione che parte a 220 metri, quindi se facciamo molto tardi possiamo andare direttamente in piazza. Ed è stato un momento molto bello perché io non faccio tutte queste, questi voli filosofici eccetera, io del libro ho detto diavolo, questo mi è venuto dietro nel corso degli anni e una parte del libro è un po' la storia, anche la mia storia. Dicevo Emiliano l'altro giorno quando per la seconda volta ho diventato il libro, c'erano alcuni pezzi, c'era il pezzo di Desideria che va poi, torna a casa dal padre eccetera, che mi sembrava quasi un piacere. In realtà io ho avuto un'amica transessuale, infatti a lui ho chiesto se fosse, invece poi mi pare di aver capito che una storia assolutamente inventata, cioè nel senso che te la sei inventata nella tua immaginazione, che era esattamente il percorso di una mia amica transessuale di origine pugliese, che diventa trans, il padre lo immagina ma non lo sa, poi il padre si ammala, lei va, torna a casa dal padre, quindi quando ho letto questa cosa ho detto cavolo, quasi quasi ero tentato di chiamare questa mia amica, però ho detto ma, e l'ho chiesto a lui, quindi questo è il segno, per quanto mi riguarda, per come l'ho vista io e per come ho vissuto alcune altre parti del libro, di una aderenza a una realtà che è una realtà che è mia per alcuni pezzi del libro, che potrebbe essere per altri pezzi del libro. La cosa che mi è piaciuta molto è che, a parte un paio di cose che poi ti dirò perché sono un po' criticona, che il libro è proprio questo, è il racconto anche molto, a volte molto leggero e a volte invece molto, molto forte, di una realtà che molte persone transessuali, molte persone gay che decidono di travestirsi e che poi usano, come dire, la strada, a volte non solo per una mera, come dire, ricompensa monetaria, ma per una ricompensa più alta che quella dell'essere, come dire, additata e vista come la persona bella, favolosa, interessante, perché questo è un po' anche il meccanismo che scatta nelle persone che si travestono per andare per strada, perché lì sei la regina e come tale tutto quello che ti arriva è tutto è qualcosa che ti fa, che ti riempie. Naturalmente poi ci sono anche le parti molto forti, molto pericolose, appunto, che tu racconti nel libro, che a molte transessuali che invece hanno scelto, che hanno deciso di fare appunto, questa professione per strada sul cielo, no? E che sono le cose violente di cui leggiamo molto spesso, di transessuali uccise, eccetera. Però diciamo, la leggerezza, a me è piaciuta molto la leggerezza con la quale anche le cose forti vengono raccontate e soprattutto poi il finale è favoloso, non lo raccontiamo perché non c'è un maggiordomo, quindi non possiamo dare la colpa a lui, però ci sono, insomma, c'è un lieto fine. Io mi sposo, però non nel libro. Il libro racconta tutta una serie di percorsi, insomma, di passaggi, eccetera, che normalmente appunto non si dicono, perché sennò il libro poi non lo comprate, invece qui appositamente. Però quello appunto che ripeto che mi è piaciuto è questa aderenza totale al mondo che io conosco dei travestiti, delle transessuali, dei gay, perché quello è stato anche il mio percorso. E dicevo appunto a lui che se mi ci sono riconosciuta io, altre centinaia di persone ci si riconosceranno, e non solo persone appunto travestite e transessuali, perché
In definitiva, quello che si racconta nel libro è la storia di amori, di pulsioni, di sesso, e che ognuno, credo, ognuno personalmente credo che ritrovrà dei pezzettini di se stesso dentro la narrazione di Liliana. L'ultima frase di Cadetta da Camera, perché è stato proprio l'incanto che io ho avuto nello scrivere il libro, cioè cercare di far capire che i sentimenti sono universali. Cioè l'obiettivo era, se un lettore leggendo il mio libro in un certo, a un certo punto proverà solo il dolore che prova Giacomo, o la disperazione che prova Marco, o la gioia che prova Luffy, allora in quel momento io sono stato vincitore, perché si sarà spogliato dai preconcetti, non avrà pensato che questa cosa la sta provando una partita, una frase, ma avrà sentito solamente il sentimento. E quello era il mio obiettivo, dimostrare che i sentimenti hanno una forza, un qualcosa di magico che ci invade, che ci pervade, che ci guida, che ci travolge, a prescindere dalla nostra scelta sessuale e identità di genere. Quindi questa cosa che la Carla ha detto, io sono molto contento, perché era uno dei miei obiettivi. Darei nuovamente la parola a Daniele Amato, che ci leggerà un altro passo del libro. Cucciolo mio, grazie. Hai cambiato la mia esistenza arricchendola e rendendola speciale di giorno in giorno. Troppe volte si sono bloccate in gola le cose che ora ti sto scrivendo, ma non posso andare oltre senza che tu sappia. Da quando ti ho conosciuto, ho assaporato cosa vuol dire trovare la serenità, avere accanto qualcuno che ti completa profondamente. E forse, proprio perché il presente era così appagante e bastava diffondermi la fiducia e l'energia per guardare innanzi, non ho mai sentito l'esigenza di accompagnarti per mano nel mio passato, per permetterti di capire ancor più chi hai accanto e a me, di sentirmi tutt'uno con te, senza barriere, senza segreti. Ma ora sono così pieno di te che voglio che tu sappia. Voglio ricambiare il tuo amore e la tua sincerità. Non ci girerò intorno, anche perché non riesco a trovare un modo che mi sembri in assoluto quello giusto per dirtelo. Tu sei il mio primo amore. E quando dico primo, intendo proprio quello. Il giorno che ci siamo conosciuti, al Coming Out, era stata la prima volta che io entravo in un locale gay. La sera in cui ci siamo baciati, ho scoperto qualcosa che non conoscevo. Fare amore con te è stato come rinascere. Tu mi hai aperto un mondo, un universo inaspettato. Sei stato come un fulmine che ha squarciato il mio orizzonte, dividendo con una linea netta il passato dal presente. E ora credo sia giunto il momento che quella linea di separazione si dissolva. Non capita di frequente di scoprire di essere omosessuale alla mia età. E con un matrimonio alle spalle. Anche quando mi sono separata con mia moglie, non pensavo fosse questo il motivo. Credevo che fosse finito l'amore. Ecco tutto. Per fortuna non abbiamo avuto figli, e forse non è il caso. Dopo la separazione continuavo ad andare avanti per inerzia, tra convegni e traduzioni, lo sport e gli amici nel tempo libero. Poi sono passato al cambio, neanche io so perché. Sapevo che tipo di locale fosse, ho da sempre amici omosessuali. Passo giusto un momento, do una chance al destino, ma solo un momento, libero. Mi hai tolto il respiro quando i nostri occhi si sono incrociati e mi hai restituito la voglia di sorridere quando hai accettato di uscire con me di domani. Ma come? Eri un uomo. Poi un giorno, ho rivisto tutta la mia vita sotto un'altra ottica. Alla luce di quello che stava succedendo con te, ho trovato una spiegazione a fatti e circostanze che la mia coscienza non voleva vedere. Riuscire a tenere nascosto il mio passato, almeno fin quando non fossi stato certo che volevo tu rientrassi, sarebbe stato impossibile senza evitare che mi ero trasferito da poco a Roma e che non conoscevo nessuno. Il giovedì spesso andavo a trovare mia madre. Vive a Roma, non a Milano, non ti avevo detto. Perdona, ma per me è stato tutto così improvviso e inaspettato che ho avuto bisogno di tempo. Ma ora ne sono certo. Desidero che non ci siano punti d'ombra nel nostro rapporto e che tutto possa essere vissuto alla luce del sole. Non vedo l'ora di farti incontrare mia madre. Confido nella forza del tuo amore, che sono certo non si fa confondere da nastri e lustrini. Cuccio, cosa pensi? Ti sta ribollendo il sangue per il fatto che ti ho mentito così a lungo. Spero che tu capisca il motivo per cui l'ho fatto e anche perché oggi sono qui a donarti tutto me stesso. Ti amo.